segni di gatto tangenziale, i produttori, devo dire, non, da subito no, ma nemmeno noi ci pensiamo. Succede che ce lo chiedano adesso dal pubblico, nel senso che questo secondo film ha un finale forse ancora più aperto del precedente, e moltissimi ci hanno chiesto in sala, accompagnavamo il film, se ci sarebbe stato meno un terzo, ma insomma, ecco, noi ne piani. Però l'idea è venuta, scusami. Non ci sarà il numero 3. Non lo so questo, poi ecco, noi non ci pensavamo all'inizio, figuriamoci adesso. Quindi non lo so, ecco, però ecco le cose da raccontare, cioè, c'è materia nuova da raccontare, questo è un po' il punto, ecco, e molto da approfondire, però secondo me c'era sul mondo di Giovanni e sul mondo di Monica, ecco, su un paese ancora diviso, ecco. Mi sembra che anche lì le cose non siano cambiate molto. Senti, invece questo progetto sul mondo cattolico, che mi pare di capire non fosse proprio una commedia, almeno da come lo hai presentato. No, era una commedia, anche lì insomma pensavamo una commedia, abbiamo pensato un po' alla suora, abbiamo pensato un po' di cose, insomma, come raccontarlo, così perché ci colpiva questa lacerazione interna al mondo cattolico, ecco, una cosa che ci ha colpito molto, pur non essendo io né Paola, neanche Fulvio e Giulia, insomma, cattolici, quindi. Però era una cosa che ci ha colpito molto, come mi ha colpito molto vedere l'attività di quella parrocchia a Milano. Io lì ho visto l'attivismo che vedevo negli anni 70 nelle sezioni di partito, non so come dire, quell'interesse sociale che sembrava sparito, improvvisamente lì l'ho visto rifiorire. Quindi quella cosa che mi ha colpito molto. Monica e Giovanni sono i nostri personaggi, per questo, dopo questa idea che ha raccontato Riccardo, c'è stato il lockdown, c'è stata la pandemia. E lì, volendo continuare a raccontare questa storia, perché ancora di più con la pandemia, poi chi si occupava dell'urgenza a breve raggio erano moltissimo, no? I parroci, quelli dei pratici che si occupano delle cose, nel primo soccorso. Però in quell'isolamento totale abbiamo anche sentito così un po' che c'erano varie urgenze, una a breve termine e una a lungo termine, cioè perché stava nel mondo della cultura, dell'arte, del racconto in generale, stava sparendo, c'era soltanto insomma, una persona davanti a uno schermo e doveva essere così naturalmente, quindi si era poi isolati. Ci sono però generazioni che sono al secondo anno di isolamento e si stanno abituando così. E quindi tutto ciò che è condivisione e che è uno stimolo a condividere, che è uno stimolo culturale, che sia un concerto, che sia la nostra tradizione lirica, che sia un racconto al teatro, una storia, una pièce, un film, di qualunque tipo e qualunque genere esso sia, comunque in sala o in teatro, in una sala da concerto all'aperto, è motivo di condivisione. Ecco perché in questi giorni, ormai da mesi, stiamo, insomma, chiunque faccia questo lavoro sta, al di là del proprio progetto, che sia fuori il proprio progetto o no, sta dicendo a tutti di tornare in sala, vedere tante persone insieme ed è emozionante. Prima abbiamo fatto tardi, avevamo un dibattito al Teatro Piccini, pieno di gente, con il distanziamento, naturalmente con tutte le misure di sicurezza. Questo è un ritorno necessario, altrimenti le sale diventeranno un posto per collezionisti, per amatori collezionisti di vinili. E non può essere una cosa del genere. Nella sala, così come nella platea di un teatro, c'è la condivisione. Questo isolamento ci faceva paura, ci sembrava così, aprisse uno scenario che già si stava, diciamo, delineando prima della pandemia, che poi insomma, la pandemia ha chiaramente esaltato, incoraggiato. Ecco perché ci sono venute in mente le due urgenze. Quando si parla di cultura, vabbè, prima ci sono altre urgenze. È vero, c'era un'urgenza a breve termine, c'è una persona che aveva bisogno di pasti, di questo si stava occupando un certo poi tipo di... nuovi poveri che si affollavano nelle mense. Si affollavano nelle mense, dunque evidentemente c'è quel problema e si pensa che la sensazione, no, aspettiamo, non si può parlare dell'altra urgenza, che è quella della testa, della mente, degli stimoli per i ragazzi, per un quindicenne che si è trovato in mezzo alla pandemia, un ragazzo che è cresciuto con altri parametri ed è difficile farlo ritornare
a condividere con i suoi amici delle cose, quindi ci sembrava giusto parlare delle due cose, e quindi bisognava combattere, perché sono due temi giusti, sono due cose giuste, entrambe, e chi può combattere così all'infinito sulle proprie posizioni, mantenendole, questi due personaggi, cioè Monica e Giovanni, che sono in costante conflitto. Ci sembrava bello il progetto di Giovanni di portare, come insomma nella trama del film, la bellezza nei luoghi dove insomma la bellezza non l'hanno mai vista, e così insomma, e su questo innescare la lotta eterna tra loro due, che poi sono Don Camillo e Peppone, diciamo, però sono... Va bene, noi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, quindi ringrazio Paola, grazie Riccardo, grazie a tutti, grazie.